Bene, rieccoci qua a riprendere dopo la pausetta. Sì, un attimo di attenzione, perché ho il piacere di presentare e co-presentare la prima serie di Nox Slide, di una lunga serie, spero, a cura del team NOC dell'ESC, dell'Ensemble Camp. Ho qui con me Daniel, che è della Redder, e io invece sono Aliash del MITLAB, e insieme vi parleremo molto informalmente della rete e di quello di come l'abbiamo e come l'hanno fatta, come l'abbiamo configurata e come l'abbiamo utilizzata questi 4 giorni che abbiamo qua. Ok, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito col diagramma di rete. Diciamo che abbiamo un link che vedete qui fuori da 1 gigabit in wireless, quindi è un link a microonde, full duplex. Questo arriva dalla rete Redder direttamente. Diciamo che abbiamo voluto separare quello che erano i ruoli della Redder come fornitore di connettività, quindi il NOC di Vicenza che gestisce tutta la parte di connettività pubblica, rispetto al NOC qui dell'ESC, che pur essendo, diciamo, presidiato da noi e dai colleghi qui della Redder, divide quello che sono i ruoli attraverso questi 2 firewall che vedete sotto, che sono 2 firewall, uno per il management e l'altro per i servizi che voi avete, che sono gestiti direttamente dal NOC qui. Abbiamo 2 firewall proprio per separare quello che è il ruolo di gestione, di monitoraggio e di supervisione da quello che è la fornitura dei servizi sul network. I servizi sul network sono dati da uno switch unico che ha una cosa come una 16 VLAN, e su queste VLAN abbiamo inserito sia la possibilità di collegarsi in rete cablata che in rete wireless. Rete wireless abbiamo dei controller RUCUS che hanno dato in beamforming, che hanno dato il servizio wireless. Poi invece la parte wired, chi lo richiedeva gli veniva fornito, gli veniva tirato un cavo, per esempio per gli stand o perché aveva esigenze particolari. Come? Vuoi aggiungere qualcosa? Ti interrompo, vai. Anche con lo stesso microfono. Quindi mi raccomando, ricordatevi per il prossimo anno, se avete il vostro progettino e avete qualche esigenza particolare, ditecelo per tempo, perché abbiamo la banda anche per voi. Esattamente, diciamo che da un punto di vista poi di risorse on demand, quindi diciamo che c'erano quelle standard che vi venivano assegnate nel momento in cui seguivate le istruzioni che erano postate su Telegram oppure sulla bacheca del NOC. Se invece non utilizzavate cose standard ma andavamo su cose specifiche, abbiamo attivato una serie di risorse. Abbiamo approvvigionato 15 VLAN dove c'era la possibilità di attaccarsi in maniera dedicata senza autenticazione via SMS, ne abbiamo utilizzate 6 su 15, quindi non male. Di DHCP abbiamo diciamo forse esagerato, perché avevamo approvvigionato 15/24 e 1/22, e alla fine sono state utilizzate 81 circa LIS/32, quindi non tanta roba. Di IP pubblici avevamo un IP pubblico a testa per ogni VLAN, quindi non per ogni persona, ma c'era un IP pubblico per ogni VLAN, quindi se l'anno prossimo avete il vostro progetto e volete, avete bisogno di mappare o comunque di esporlo su internet, si può fare un DNAT e via. Ne abbiamo utilizzati 6. Di DNAT richiesti ce ne è stato fatto soltanto uno, quindi non abbiamo aperto particolare roba dall'esterno, e una regola firewall custom è stata richiesta da l'ESC Against Humanity, quindi con Giulio, che ci ha richiesto già il primo giorno, è stato cliente speciale, che ha richiesto subito la porta 443-80 aperta per farvi giocare. Abbiamo generato 93 guest pass, quindi interessante vedere che avevamo circa, ecco, in questo momento qui credo che sia andato giù da quanto la rete. Vedete che si è spento l'armadio perché ci hanno tolto la corrente, e quindi abbiamo appena fatto le slide con uptime 100%, adesso l'uptime è crollato a terra. Insomma, un applauso, perché ci vuole questa cosa. Non colpa nostra, perché la corrente non la facciamo noi, quindi l'anno prossimo, se c'è qualcuno che fa pannelli solari, cortesemente forniteci un backup, se no ci portiamo un generatore, vero Aliash? Se no ci portiamo un bel generatore. È andato giù l'UPS, è andato giù tutto perché siamo senza corrente sul rack, quindi fine. Quindi total guest pass generati 93, di cui a mano 3, scordiamoci di far vedere Grafana live, esatto, adesso. Esatto. Però diciamo che il lavoro del NOC, diciamo che è stato quello anche non soltanto di fornire la rete, ma cercare di dare una rete sicura. Diciamo che noi non siamo la polizia, però quello che a noi ci interessa è fare in modo che tutti i partecipanti dell'ESC usufruiscono di una connessione stabile, veloce, ma soprattutto sicura. E quindi,
Come? Giochino secondo le regole. Giochino secondo le regole, e quindi abbiamo comunque, in ogni caso, non fidandoci, abbiamo inserito una serie di regole di firewall. Quindi c'erano come misure di sicurezza guest isolation tra tutti, quindi non c'era la possibilità di parlare client to client a meno che non foste sulla stessa VLAN per progetto comune. E chiaramente abbiamo poi firewallato quasi tutti quanti gli accessi che non dovevano esserci, ovvero avevamo tutta una serie di 192.168.0.0.16, 10.0.0.8, 172.16.0.0.12, che sono gli indirizzi IP privati dove abbiamo droppato traffico verso indirizzi IP privati. Questo era port scanning, anche se avevamo detto di non farlo, è stato fatto comunque. Sono stati droppati circa 12.000 pacchetti in un caso, 7.500 in un altro, 2.600 nell'altro, che credo che anche rifletta un po' quello che la gente normalmente usa, no? Tu la rete la costruisci sulla 192.168, poi non ti viene neanche da scansionare la 172.16, perché non tutti sanno che è privata, no? Tra l'altro è una barra 12, molti invece posizionano roba anche che. Ok, mentre ci sono gli altri due che magari passo la parola a te per spiegare che cosa sono, perché è curioso vedere che c'è stato. Sì, esatto. Diciamo abbiamo rilevato un paio di pacchetti droppati anche sulla 240/4, che in verità è riservata, adesso non mi ricordo se abbiamo controllato l'RFC effettuale, è riservata dagli anni 89, ecco, per sviluppo futuro, mai utilizzata e quindi tecnicamente non è mai stata rotata. L'abbiamo trovato il sorgente, sì. Premio. Sviluppo futuro, e adesso quando inizieranno a costare tanto gli indirizzi PV4 probabilmente ci metteranno, esatto, li annunciamo in bici, dalla Crestface, esatto, ci li facciamo pagare, come quelli dei radiomatori, non so se i radiomatori si ricordano, ma un paio di mesi fa gli hanno iniziato ad annunciarli tutti gli indirizzi IP che erano associati a loro, da un tizio, sì, esatto. E invece quello sotto è ancora più divertente, perché ci sono stati 9 pacchetti, verso, che tra l'altro forse adesso mi è venuto in mente di cosa potrebbe essere, questa classe 203.0.0.113/24, questo qui invece è per quell'RFC, è riservato per la documentazione, quindi qualcuno ha copiato e incollato qualche driver network o qualche prova di IP, qualche script che utilizza gli indirizzi IP riservati a quelli per scrivere documentazione, quindi per tipo il numero di telefono 555 nei film americani, che è una cosa che non esiste, è riservato solo per i film. Questo qua è riservato solo per la documentazione, quindi probabilmente era stato qualche esempio di SP8266 che girava con qualche, sì, facile. E l'ultimo, sì, è l'ultimo tentativo di spoofing, vabbè, insomma, ci avete provato, però è facile fare così, insomma. Tra l'altro aggiungo che tutti questi tentativi qui, invece di avere il classico drop, abbiamo configurato tutto per dargli un reject, con quindi vi arrivava un pacchetto SMP indietro, ho scritto reject prohibited by admin, in maniera che così sapevate che eravamo noi che vi abbiamo visti, vi abbiamo diciamo rejectato il pacchetto. End counting, se non fosse andata giù la corrente sarebbe stato avanti il conteggio, però adesso sta tornando su perché viene gestito. Raccolta di dati statistici, questo è interessante perché abbiamo cercato di fare tutta la raccolta dei dati utilizzando tecnologie open source. Nella fattispecie abbiamo usato Prometheus, MariaDB, Nprobe e Grafana. Prometheus, diciamo che è un progettino open source, è praticamente un nuovo tipo di monitoring che non è basato sul classico check, ma è basato sulla ricezione o comunque sul monitoraggio di segnali. Quindi io vado a esportare delle metriche all'interno del mio database e le uso per fare una verifica non puntuale, ma sulla base di un trend. Passo la parola a Elias che spiega che cos'è un real-time series database. Sì, allora non vi annoierò più di tanto. Allora, in sostanza, Prometheus, qualcuno lo conosce già? Come prima cosa, giusto per pini statistici, mai sentito parlare di Prometheus? Il nome, ok, vedo una mano alzata là in fondo, ma secondo me non sono i nostri. In sostanza, sì, hai vinto la scommessa, io non posso credere. Oh, Prometheus, qualcuno forse ha sentito parlare di Zabbix invece? Ecco, vedi, Zabbix. Allora, Nagios, sì, ok. Allora, sono delle cose circa simili, nel senso che Prometheus può essere usato anche per questo tipo di monitoring qua. In sostanza Prometheus è quello che si chiama un time series database. In sostanza lui prende, diversamente da per esempio Zabbix, è lui che richiede dei dati, quindi il server richiede dei dati da Zabbix e quindi dai vari cosi che si chiamano exporters, e lui se li salva con un timestamp. In sostanza lui prende e lega sull'asse del tempo tutta una serie di dati che poi gli espone nell'altra dimensione, nelle altre assi. In sostanza io mi prendo il dato che ha tutta una serie di label e io posso su queste label posso filtrare, posso tirare fuori i miei dati. Come li tiro fuori? Il classico modo è usare PromQL, che è una query language
tipo SQL, ma diversa da SQL, che mi serve per estrarre fuori la mia time series. Quindi lui è un time series database, facendogli la query giusta, estraggo una singola time series, che è una serie di valori. Prometheus, tra l'altro, ha solo numeri, se non erro, come solo float come valori. Sì, esattamente, è solo float, però supporta le label, che sono praticamente delle etichette che potete mettere alle vostre metriche. Poi un'altra cosa che abbiamo utilizzato qui è anche nprobe, che è un progetto tra l'altro italiano, perché è di Luca Deri, che salutiamo, che ed è un progetto praticamente legato a ntop. Non so, conoscete ntop? Quanti conoscono ntop? Bene, quindi nprobe, nel modo in cui l'abbiamo utilizzato non facendo packet inspection, quindi non registriamo nessun tipo di traffico, come vi abbiamo promesso. L'unica cosa che facciamo è esportiamo un traffic flow, che quindi è metadati che escono dai router direttamente, che danno IP sorgente, IP destinazione alle porte, vengono mandati a nprobe, che fa da collettore, diciamo, di questi flow, li arricchisce con un guessing, quindi fa un guessing dicendo, secondo me che protocollo stava girando qui guardando l'IP di destinazione alla porta. Da lì ci mette un'etichetta e registra tutto in MariaDB. MariaDB è, per chi non lo sapesse, il fork di MySQL, è la parte, diciamo, possiamo dirlo, open source di MySQL, no? E Grafana va a leggere, Grafana che è il sistema, diciamo, di visualizzazione delle varie cose, va a leggere usando PromQL verso Prometheus e SQL verso MariaDB e mi crea una rappresentazione unica dei dati, che adesso proviamo a far vedere perché vedo che è ritornato su, ci hanno ridato la corrente, quindi facciamo una prova, sì, magari tu spieghi quello che io faccio vedere. Vai, sì. Tra l'altro Grafana è veramente molto 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 carino, oltre a essere anche carino da vedere, è carino anche da usare, soprattutto perché appunto collegandosi anche via SQL, via su database già esistenti, io posso farmi il mio monitoraggio praticamente a costo zero, cioè tiro su Grafana, mi faccio le mie query e lui le esegue ogni volta che io apro il pannello e mi tira fuori i dati, ed è veramente comodo. È andato su? No, sì, sì, andiamo. Stiamo lavorando per voi. O almeno ci proviamo, sì. Dateci un segno, è su Grafana? Non ancora. È ancora tutto... vabbè. Magari invece di far vedere Grafana, facciamo vedere, finché aspettiamo che torni su Grafana, facciamo vedere per esempio la parte... Come? Devi fare mirroring. Ah, non si vede niente? Scusate. È il bello della diretta. Quindi Prometheus, io posso fare query direttamente su Prometheus e poi da Grafana posso fare le stesse query per mostrarmi la visualizzazione. Quindi molto spesso quello che si usa è uso Prometheus che mi mostra questa interfaccia qui, vai pure su un grafico normale. Beh, questi sono tutti i targets, quindi questi sono tutte le tutti i posti dove Prometheus prende la sua configurazione. Ah, ok, questo era già aperto, ok. Quindi queste sono tutti i target, quindi tutto quello che io configuro, tutto quello che dico a Prometheus di andare a prendere. E quindi abbiamo un pochino. Questi sono gli SNMP, li vedete lì? Ah, eccolo qua. Ecco, gli SNMP li vedete lì. Poi c'è... Prometheus ha anche le metriche di se stesso in automatico, quindi quello che vedete sotto localhost 9090 sono le sue metriche e quelle lì sono le label. Giusto, sì. Beh, questo è quanto. Comunque sì, magari una cosa interessante, vediamo se Grafana torna su. La cosa interessante che volevamo mostrarvi con Grafana era principalmente come i client crescevano in base al giorno. E oggi eravamo verso ben messi per arrivare al massimo, quindi superare gli 81 client massimi che avete visto prima. E un'altra cosa molto carina che abbiamo notato è un gran picco nel dropped frame per quanto riguarda il Wi-Fi, che è stato probabilmente qualcuno di voi che cercava di fare qualche attacco alla Wi-Fi ed è stato, diciamo, ucciso dai nostri API. Niente, mi spiace che non riusciamo a farvi vedere grafici perché ancora non siamo tornati operativi. Però se passate dal NOC c'è Grafana. Ci sarà Grafana, ve lo spieghiamo appena riusciamo a rimetterlo in piedi. Giusto per riprendere un po' il giro, vogliamo presentarvi il team del NOC. Allora c'è la parte redder, ci sono io, Daniel. Io mi chiamo Daniel, poi c'è Simone, Roberto e Michael che hanno collaborato con un build time di circa one week, non full time, quindi una settimana per costruire il tutto. Solo per preparare la parte software, la parte di monitoraggio. Parte di monitoraggio, ma anche la parte, diciamo, di configurazione degli switch, architettura, tutto quello che ci gira. Abbiamo lavorato con Alias via email, via Telegram, eccetera.
Poi abbiamo il team nostro di Field Engineering, che sono i ragazzi che hanno lavorato per costruire effettivamente tutto quello che abbiamo disegnato. Abbiamo Gianni, Michele, Luigi, Giuseppe e Davide, che salutiamo, che hanno lavorato 6 ore nelle settimane precedenti all'ESC per fare i vari site survey per capire come installare, e 18 ore circa di installazione tra martedì e mercoledì per mettere in piedi tutto. Prego. Sì. Come? Aspetta il microfono. Sì, vai. No, niente, il microfono non funziona. Magari dopo che abbiamo finito, magari facciamo la domanda. Ci sarà spazio per domande. Esatto. Build time 6 ore più 18 ore è stato tra prima della parte di rilevazioni e poi per la parte, diciamo, effettivamente di building, che è stato fatto da martedì e mercoledì. E Mitelab abbiamo Aliash, e ringraziamo anche Lucent, Giosuè, eccolo lì, un applauso per Giosuè, che ci ha fatto una gran cosa, e anche gli altri amici, Matteo e Giulio, che hanno fatto la guardia, e tutti quelli che hanno aiutato per fare la guardia, che si sono offerti nella notte tra martedì e mercoledì, poi mercoledì e giovedì e venerdì, credo anche stanotte, di fare la guardia a tutti gli apparati che fornivano il network. Io ho finito, vi faccio vedere un piccolo video della Redder, che almeno facciamo anche un po' gli interessi della ditta, che è qui per cercare personale. Quindi se conoscete qualcuno che vuole lavorare, che cerca lavoro, e avrei l'audio io qui. C'è qualcuno che mi dà audio? Io qua sono attaccato, il volume è su, però no. Se mi abiliti. Noi siamo qui per cercare personale, se cercate lavoro, conoscete qualcuno che cerca lavoro, cortesemente lasciateci il curriculum, che cerchiamo gente. L'audio c'è? No. No, no. Grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Se ci sono domande, non so se abbiamo tempo, oppure ci trovate allo stand, sì, grazie.